congedai dalla Marina nel 1952 e me ne accorse che la sezione socialista non esisteva più. Tanto è vero che tutte le suppellette stavano depositate nel fabbricato di Salvatore De Stefano, l'architetto. In quel momento si avvicinarono i compagni e datosi che io ero il più giovane, perché le riunioni le facevamo nella sede del Partito Comunista che ci ospitava, e sento che ero il più giovane, mi misero in mezzo e mi avessero segretario della sezione. A quel punto mi adoperai subito per trovare una sezione e trovammo l'abitazione di a Bigliardere, ma non mi ricordo come fanno di cognome, a Bigliardere. Come infatti io la pigione ce la davo sempre prima del mese, e un paio di volte mi chiamò De Martino e mi disse: guarda, quello viene il proprietario qui che vuole sempre anticipatamente dei soldi e cose. E allora io mi adoperai un'altra volta con Don Armando Capute e mi diede quel piccolo sgabuzzino che stava di fronte alla bottega, e là siamo state per parecchio tempo. Poi mi adoperai per trovare un'altra sezione più soddisfacente, però il vecchio segretario, compreso il figlio Antonio Cimmini, andavano dicendo vicino ai compagni: non rinnovate la tessera. E come infatti il primo anno io feci 44 tessere, che poi man mano io ho portato a circa 300, che poi con l'unificazione socialista noi dovevamo raddoppiare, perché anche loro dovevano portare 300 iscritti. A questo punto, dal 53 in poi, quando noi ci adoperammo per l'amministrazione, noi tenevamo, il gruppo nostro appoggiò un dissidente della Democrazia Cristiana, quale il dottor Aliberta, che poi fu costretto, che lui creò a Casamale un piccolo laboratorio medico che si adoperava per la povera gente. Se non che il De Sirvo, sapendo che lui gli dava fastidio, e andò subito a protestare, come infatti lo appostarono e lo spararono sulla macchina. Per fortuna ci fu un balzamento prima dei monaci e così non fu colpito. Quando poi dopo un po', noi a 55 dovevamo fare l'elezione amministrativa. In quel momento facemmo l'accordo con il dottor Troianil, monarchico. Se non che stabilimmo il programma, perché l'unico partito che faceva sempre un programma amministrativo per il paese era il Partito Socialista. A questo punto, d'accordo con i monarchici, anche noi prendemmo 9 consiglieri comunali e il Partito Monarchico ne preso 10. Stabilimmo anche la giunta. La giunta era maggioranza nostra, di sinistra, sarebbe socialista e comunista. A questo punto, man mano, i monarchici ci ricattarono. Ci ricattarono perché io andai da De Martino, dove si stava l'apertura a sinistra, se non che De Martino mi suggerì di fare un manifesto dicendo che noi eravamo d'accordo per l'apertura a sinistra, però escludendo questi uomini della Democrazia Cristiana. E come infatti in quel momento era segretario Paolo Barba della Democrazia Cristiana a Napoli.
e furono escluse, furono sconfessate dalla Democrazia Cristiana, che furono allontanate. A questo punto i monarchici ci ricattarono, così come dicevo prima, che Giovanni Stelle, che voleva fare l'assessore, Girasoldato voleva fare l'assessore, Obriore voleva fare l'assessore, all'ultimo uscì l'avvocato Michele Pellegrini, e mio cognato senza di me non può fare niente, io ci fui vice sindaco. Comunque noi facemmo la riunione e rompemmo con il partito monarchico. La Democrazia Cristiana, quale deserva, ci sollecitava subito, e venne Sofio Ronzi, che era un suo galoppino. Segretario, il deserva mi sta aspettando in da l'albergo di Nunino Cafatiere, è pronto a firmare tutto quello che voi volete. Se non che la buonanima di Beppo Guardi, Cercelle, non facite amministrazione con deserva, comunque ci fu un battibecco. Verso l'una di notte stabilimmo di fare poi l'amministrazione con deserva. E i due assessori socialisti erano Mimì Di Palma e Don Gennaro Anguisano. Se non che ci stava Jovino Ludovico, che era dipendente dell'imposto di consumo. Lui fu il primo dei non eletti del Partito Socialista. De Silva lo fece trasferire a Vezzana, come infatti lei è deceduta, tutta la famiglia. A questo punto la sorella di Gennaro Zozzò fece la domanda per fare la bidella scuola, essendo che Mimì Di Palma abitava nello stesso palazzo di Ludovico Rovino, di fronte alla GIP di De Stefano. E allora questa signorina, sapendo che dovevano fare il bidello, si recò al comune. Recandosi al comune, e ci stava Vicenzina Bianca, che faceva l'assessore, e De Sirva. E allora rispose De Sirva, quando questa si entrò per sapere qualche cosa, disse: per te non ci sta niente, tu fin quando fai la socialista per te non c'è niente. E allora a questo punto se ne andò la sera. Poi disse vicino a Mimì Di Palma, disse come stavano le cose, quella era la risposta che aveva avuto. Se non che Mimì Di Palma disse: vabbè, noi fra un paio di giorni teniamo la giunta. Verso le 10 viene a comune Mimì Di Palma, che stavo seduto assieme a loro, cura Gennaro Anguisano, se non che questa signorina bussò la porta e diceva non la voleva fare entrare. Allora Mimì Di Palma dice: tu entra, perché non deve entrare? Allora diceva, chiamò l'impiegato addetto che aveva in possesso queste domande, ed era Federico Picone, lo ricordate? E allora dice: porta le domande. La domanda di queste non la portò. E allora Mimì Di Palma lo chiamò un'altra volta: Federico, dovete portare tutte le domande, vedete bene dove stanno. E poi portò la domanda di questa signorina. Se non che Mimì Di Palma disse vicino a De Sirva, vicino a Vicenzino Bianco, disse: voi siete, lui fa niente. Spugnatemi De Sirva, che se cose ci stanno facendo si proprio tu. Mimì si alzò e ci chiamò uno schiaffo. Poi noi rompemmo la giunta del 58,
poi si mise il fratello Raffaele di Palma e facevano fa pace e andarono a fa pace e andarono da Pascarelle e facevano pace. Da quel momento noi ci ritiriamo dalla giunta, come infatti la maggioranza della sezione disse noi non possiamo più partecipare. Gennaro Anglisano voleva partecipare, dice ma non è un motivo da... ma comunque deserve poi dopo. Nel 60, quando noi rinnovammo il Consiglio Comunale, deserve si adoperò con Salvatore Lamarca e c'era anche la firma di Antonio Cava per lo svessatoio sul Monte Somma dell'immondizia. A questo punto facemmo le elezioni e il popolo di Somma, invece di dare 18 consiglieri quando ne aveva dei serv, ce ne erano 20. Allora un giornale Anglisano noi facemmo un comizio per ringraziare gli elettori e disse il popolo di Somma non ha bisogno dell'immondizia ma ha bisogno della merda. A questo punto facemmo tutta una battaglia contro lo svessatore, pur raccogliendo le firme, come infatti il segretario della Democrazia Cristiana, che allora era Giuliano, il dottor Giuliano, insieme a noi faceva una battaglia, pur raccogliendo le firme, per sventare questo deposito a Somma. Se non che fecero una riunione, allora la Democrazia Cristiana stava dove adesso sta Raffaele Coro Contente, cioè all'angolo quando si trovava via Pantaleia, teneva una sezione, dai. Facette una riunione e venette pure da, di cui Giovanni Felicellina, Nocerina, doveva realizzare sempre i carabinieri a Casaraie. Te siempre dicendo, tu fin quando fai il socialista, tu anche sempre con un posto non l'avrai mai. Giovanni fu costretto e se ne con De Sirve e si mise anche candidato. A questo punto noi purtroppo quando poi fu riammesso il gruppo consigliare della Democrazia Cristiana fu riammesso un'altra volta nella Democrazia Cristiana perché De Sirve comprò Gennaro Rotano, comprò Vernilla, Peppere di Santa Maria del Pozzo e Notai lo mise all'acquedotto Vesuviano. A Vernilla c'era la licenza per costruire sul via di Azze o Barra. E noi di fronte a questo non potevamo fare niente. Continuando la nostra politica, dopo che ha fatto De Sirve, cattivo, ha fatto licenziare Gennaro Notaro dall'acquedotto. Essendo che ci stava l'ingegnere Terracciano come direttore generale dell'acquedotto a Pugliana, ero cugino Leopoldi, era un socialista, chiamai a lui. È rimasto ancora fin quando non è andato in pensione, che poi ha assunto pure il figlio. E poi venne il periodo del centro-sinistra, che noi qui a Somma, essendo che ci fu una legge dello Stato, i consiglieri comunali che avevano una lite col comune erano ineleggibili. Noi quando facemmo l'elezione nel 70 prendemmo 7 consiglieri comunali. A questo punto non potemmo fare niente, se non che facemmo il consiglio comunale, facemmo la lotta contro De Sirve per non farlo eleggere. Comunque cioè, arrivammo fino all'occupazione della sede consiliare, che poi intervenne la prefettura e noi
ci adoperammo per favorire il commissario. Anna De Martini era il vicepresidente del Consiglio. Quando andai per proporre il commissario, che andai in prefettura, e mi disse: chi volete? Ricette il più rigido che ci sto. Ed era il dottor Amato come commissario al comune. Il De Sirva, che noi poi per costituire la giunta facemmo l'elezione nel 72 e prendemmo 10 consiglieri, 3 socialdemocratici e 3 comunisti. De Sirva già aveva fatto la giunta. Allora io convocai il comitato direttivo e il gruppo consigliare, perché mi chiamò Salvatore Lepre con Baccaleone, che sta giù a Via Durata. Certo che darsi che era mio parente, certo non già darà la soddisfazione a De Sirva, perché già all'indomani teneva consiglio come no. Dicetti, a me che mi decide, mi avrei la sezione. Comunque convocai subito il gruppo consigliare, il comitato diretti, ci dicette: se vuoi mi dare carta bianca, noi io faccio amministrazione. Si guardavano in faccia, mi dette la carta bianca e io chiamai a Salvatore Lepre, che chi gli era usino, Gennaro Lepre, era a via Marigliano, tanto ci stava Raffaello Baccalevole, Giovan Granate, che i tre consiglieri. Facemmo una riunione l'8 a 6 e io dissi vicino a tutti e tre loro, dicette: sentite, con voi politicamente non si può discutere, siete tre, voi avrete tre assessori. Si guardavano in faccia tra di loro, ferma restando. Il Spunnetto e Gennaro Lepre, certo, ma io voglio la delega. E tutti quanti sono delegati dal sindaco, la delega. Ma io volevo i lavori pubblici e si prese i lavori pubblici, perché la soddisfazione per fare il consiglio comunale. Il 15 luglio del 71 De Sirva, sicuro che veniva eletto, invece fu eletto Torino D'Ambrosio. E De Sirva e Oschiavone facevano il lettera anonima contro l'ingegnere D'Ambrosio, quando poi tutta la zona a valle, dal Santa Maria del Pozzo, annaffiavano con i tubi maestri e l'acquedotto senza pagare. E De Sirva denunziava Donino D'Ambrosio che ci stava questo malfatto, insomma. Così come denunziò anche con quella casa, lo stava a boutique, ma ci hanno messo la posta, che va sulla ferrovia. E dice: può essere mai, Donino D'Ambrosio, queste case proprio là vicino, non vede che quella costruzione è abusiva? Noi tante che facemmo con l'avvocato Tarracciano, perché ci stava un pretore a Santa Anastasia che era una donna che per forza voleva mettere in galera Tonino. Comunque trovammo la delibera che era stata firmata da Schiavò e dalla Sieva per la concezione della costruzione di quell'appartamento. E a questo punto facemmo l'amministrazione, che poi successe quello che è successo, notorio a tutto quanto. Donino D'Ambrosio fu minacciato, si sa, ma uno quando non si assicura non può dire chi è che è stato. Comunque abbiamo fatto varie nottate, perché ci mandavano sempre le lettere anonime che volevano sequestrare la figlia, molte volte dicevano: buttateci pure i soldi a tale posto, ma mai, non si hanno mai fatte viva quelle che chiedevano questa roba. Però a questo punto noi siamo andati avanti che per parecchio tempo, e contemporaneamente nel 71 noi eliminammo pure il deposito della spazzatura là sopra, un po' per il colera, un po' perché noi lottammo per farlo eliminare, come infatti Tonino Turt, che ci diede una mano a raccogliere le firme, quando lui si ritirò una sera a casa,
lo appostarono e ci tolsero tutti i denti dalla bocca. E all'epoca si diceva che era uno di Ottaviano, però non, con sicurezza non fu possibile. Che poi Antonio Cimmina, quando incominciò a fare una politica contro il Partito Socialista, quando se ne andò al PSIUP, si è trascrivere a Marigliano, poi quando venne poi la politica del centro-sinistra, loro si affacciarono un'altra volta al Partito Socialista e dato che noi tenevamo a disposizione che gli iscritti dovevano fare la domanda, dovevano riempire un modello. E allora io non lo volevo far scrivere così come lui pretendeva, che non voleva fare la domanda. Cioè, io sono un vecchio iscritto, ma tu per 7-8 anni non hai rinnovato la testa, come sei un vecchio iscritto. Comunque venne zio Peppe Cecce, venne Luigi, conviene lo tenere a rinde, magari viene controllato, si sta fuori, è peggiore. E dice, ma sì, beh, quelli hanno fatto sempre questo, quelli hanno distrutto un partito, insomma, sia con la sezione che noi non tenevamo e sì con il Partito Socialista che poi tempo fa, quando ci fu la rottura con Converti e Ursula Uriem, la causa fu tutta sua. Allora a questo punto Vincenzo Cimmina no, Vincenzo Cimmina è stato sempre un equilibrista che ha continuato col Partito Socialista. Come infatti una domenica, dato che io la domenica diffondevo il giornale Avante, e via Aldo Moro non era ancora aperta, un bel giorno quando io stavo fermo con il giornale in mano ci stava Giuc, o padre Antonio Cimini, da lontano che facevo mossa, che mi voleva sparava oppure mi voleva, faceva in modo che per farsi tenere, eccetera. Questo perché? Perché io e mio adoperaio per Alberto Angrisano, che non andò a fare servizio militare, perché durante il periodo lui abbandonò gli studi e poi si trovò un poco handicappato, cioè nel senso che se lei pigliava la laurea. A questo punto io buttai il giornale a terra e diede addosso a giù a soldato, subito gli amici che stavano là in piazza, perché là prima di fronte a un bar da vino, la domenica ci stavano sempre delle persone, si avvicinarono vicine, ma che è stato così, qualcuno che aveva visto le funzioni che chi le faceva, perché il figlio Vincenzo era andato a fare il servizio militare, mentre che un figlio no. Dice, ma non è colpa mia che tuo figlio è andato a fare il servizio militare e chi le non c'è più. È avvenuto e io mi sono adoperato tramite gli amici per far fare il certificato medici. A questo punto Cipeppe Cecce e compagni del comitato direttivo vollero fare una riunione e volevano cacciare un partito. Io dicevo no, non è una soddisfazione in questo momento, ma devono rimanere nel partito. Comunque voi sapete quello che loro fanno. Contemporaneamente la lotta è sempre continuata. Come infatti quando facevamo l'unificazione socialista, Don Cimmina andò da Vincenzo Russo a Marigliana a proporre Andrea Esposito come segretario della sezione. Per caso non lo facesse Andrea Esposito, lui era propenso a farlo lui il segretario. E allora insegnava a Lucere in Puglia. A questo punto venne Luciano Ragosto, un eroe macedonia, che era un nostro iscritto al partito, se non che di certo Gigi vieni se mi puoi aiutare, perché questo Luciano stava senza fare niente, però teneva
a patente, e molte volte ha accompagnato questo Antonio Cimmina in Puglia, se non che lamentero suo dice si è venuto a bar, a me non mi chiamava, ma poi certo, questo non sono fatti lì. Arrivato a un certo momento Antonio Cimmina, Luciano Esposito, essendo che teneva un rilascio di proprietà, disse vicino a Antonio, disse io per la verità dovrei dividere questa proprietà. E allora dice vabbè, che problema ci sto? Lui fece una lettera ai familiari di questo Luciano Ferragosto, se non che Osie Michele Chirup non volle che Cristo avesse fatto questa divisione, se non che che fa? Tanno il notaio Rosanova stava a Villa Anna Maria, là a Odirone, un bel giorno vanno a fare l'atto di divisione della proprietà e diedero in carica a Mario Converte. E si trovò pure Antonio Cimmina. Apre di Cile. Antonio Cimmina che fa? Tramite l'avvocato Pasqualino Rai e poi un'altra, comunque ci fa una lettera di addebito di 30.000 lire. Venne questo Luciano a domenica e dice Luciano, che cosa fa? Ma andiamo a parlare con l'avvocato del Reggiano e prima che cosa ci dice? L'avvocato del Reggiano, certo, sentite, vi conviene cedare, volete per un buon contributo pure. E allora sto Luciano non volle. A questo punto ci fu un altro avvocato, mi pare che l'avvocato Amendola, che ci scrisse una lettera. Allora io in quel periodo dicevo non ti preoccupare, i danni abitavo di Roma, e dicevo Lucia ti devi rivolgere a Gerino Guadagni, Scalana Vasoi, perché Antonio Cimmina metteva la macchina in rindo garage Gerino Guadagni. Guarda Gerino Guadagno, lo chiamò e ci raccontò il fatto. Poi ci parlai pure con Gerino, certo Gigi, non crede, ma comunque tentò. Antonio Cimmina che fa? Si chiama che era una porta giù là. E non accetta quel discorso che ci hai fatto Gerino Guadagno. E ci mandò un'altra lettera tramite un avvocato, 10 giorni di tempo, cosa. E io per la verità dicevo Lucia, io non ti posso fare niente, frato mio. Dato che io sapevo che il professore Scarpato doveva, diciamo così, fare un trasloco che se ne è via di casa a Ponticelli, tu dirò un camioncino, ci posso dire che, come non ci ho potuto dire? Dicete quante persone, tu che mi hai pigliato roba, c'è sta questo compagno così, così, così. E lui, e ci raccontai l'episodio. Ci raccontai l'episodio, certo io, che ora me lo vedo io. Come infatti andammo a Ponticello, che poi lui se n'era andato, andammo a Ponticello, lui era nel 10:30, l'11 a sera, invernale, dicette, mo stesso mi veniva a Somma, io vado lì con Don Gennaro a Mendola. Comunque venivo a Somma, poi accompagnavo a Ponticello, certo no, è strappato tutto cosa. A questo punto, dopo 15-20 giorni, ci mandò un'altra lettera. Dietro ma Ponticello, certo ma questo è proprio un vigliacco. Pigliò e venne a Somma, venne a Somma e trovò pure Antonio Cimmina a casa di dopo vado a me. E strapparono tutto. E così poi fu Luciano Esposito, cioè Luciano Ragosto, lo perdemmo pure come iscritto al Partito Socialista, perché poi si è iscritto al Partito Comunista, non lo so il perché, per causa loro, penso sicuramente. E a questo punto noi che cosa abbiamo avuto? Che poi Scarpata, poveretta, il Partito Comunista di Somma nel 55 lo mise candidato per prendere dei voti e insegnava a casa tre pizze.
mettendosi candidato, piglia quasi il plebiscito dei voti per il Partito Comunista in quella zona. All'epoca, se diceva che Michele Giuliano non ci potevano pensare, che chi si è pigliato tutti i voti in quella zona. Che cosa fecero? Facettene fa una richiesta di alcune cittadine che il professore Scarpante, quando andava nell'aula, invece di fare lezione, educazione per la scuola, faceva marxismo. E fecero le lettere anonime a provveditore e a direttrice di Somma Vesuviana. La direttrice era, ma non mi ricordo con precisione, Martinelli, mi pare, se non vado errato, Martinelli, che era molto dovuto al dottore Diaco, perché questo stava in casa a Sarno, e molte volte io aggiunto accompagnavo il dottore Diaco a Sarno di sera. Mi chiamò e dice: Luigi, noi abbiamo saputo il professore Scarpante. Dice: te che state, che succede? Dice che il corno rischi a fare in mezzo alla via. Allora io gli ho detto: Martì, e ci raccontare episodi. Lui che era amico del provveditore, un po' la direttrice di Somma, e un po' il provveditore, sospeso da un'altra. Vennero i carabinieri di Somma Vesuviana, quando uno fa politica certamente sta in contatto con tutti, che avevano avuto il decreto per costituirsi in cooperativa, però le banche nessuno ci erano disponibili a dargli i soldi per costruire la casa, se non che venne Peppino Iorio, non venette Peppa Soldato perché sai, che era il presidente, venne Peppino Iorio, certo lui, io ho saputo che voi ci potete aiutare, dice te, ciò vuol dire, ditemi che cosa devo fare. Allora io pigliò e mi raccontò l'episodio. Chiamai un compagno all'INAIL a Roma, dicette: Ferrà, ci sta la possibilità per avere questi commercialisti che voi avete la disponibilità di dare questi soldi? Dice: sì, sì, Luigi, puoi venire. Allora andai a Roma per sollecitare questo finanziamento, se non che lui, visto nell'elenco, io non ci stavo. Allora dice: Luigi, ma tu non ci stai nell'elenco? Dice: no, ma io mi interessa per i compagni, per il partito, ma non per me. Allora a questo punto telefonai da Roma perché Ferrara, senza costituirsi in cooperativa, mi diede un contributo di 80 milioni, che noi potevamo comprare il suolo e potevamo costruire dietro 12 appartamenti. Chiamai Cicillo d'Alessandria. C'è Cicillo, là, così così, c'è procura 10-15 compagni, 20 compagni, ma c'è una cooperativa, cioè. E allora mi aspettavano che io venivo a Roma, perché io dicevo, per se 9, 10, posso venire con treno, l'ultimo treno che arrivava, insomma, e mi aspettavano fuori a Duvaro con te. Con Enrico dei Giudici e Cicillo d'Alessandria. C'è cioè, ci parlato pure con Utaia. Domenica mattina dobbiamo costituire questa cooperativa. E il notario Angelone, tanto sta via Demata. Se non che quando andai la domenica mattina per costituire questa cooperativa, io avrei 3-4 famiglie, cioè i familiari Cicillo d'Alessandria e tutti in bocchina, con Pascalino Raia e compagnia cantante. Se non che dicevo, beh, sì, fosse stato così, avessi fatto una cooperativa in famiglia. E mi credo che tu avessi convocato dei compagni per allargare anche il partito. Allora io, un po' che restivo, non volevo farlo costituire. Punnettami dei bocchini, Scalvano Masò, che era, non offendente, un signore, dicevo, Luigi, ma abbiamo fatto, ma poi, se mai, ma comunque. E cacciamo la 500 lire per la costituzione della cooperativa. A questo punto pigliò
Io non avevo cacciato, ma comunque mi convincere a cacciare pure. Dicetti però io do le dimissioni mia. Come infatti, dopo un po', io mi dimise, perdette pure 500 lire, perché? E dato che ci stava la Lega delle cooperative, che loro facevano l'assistenza a queste cooperative, si pagava 1000 lire all'anno per ogni iscritto, e loro si vedevano tutto, il tribunale, il bilancio, si facevano tutte cose. Gli sposi ci dicono, da Alessandro, cioè, lì c'è stato un amico con gli stessi soldi, siete vabbè, allora quando si tratta che uno è degevolato a un amico, è meglio un amico per me. Allora il mese di luglio io stavo a Ischia, mi arriva una telefonata, sai una cosa, noi abbiamo avuto una multa di 200.000 lire. Ah, siete, e perché? Che chi l'ha presentato? La cooperativa in tribunale con 2 o 3 giorni di ritardo. E dicete, vabbè, chissà chi l'amico tuo che ci doveva assistere. Comunque dicete, vabbè, quando va venga se ne parla. Se non che io, stando in politica, conoscevo un presidente che mi aveva sempre fastidio, di Lorenzo, di Giuliano, di Corte d'Assise. E lo chiamai, dicete, presidente, così, 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 così. E allora lui disse vicino a me, certo Luigi, mi conviene fare ricorso perché male che vada voi pagate gli stessi soldi. E allora ci ho detto a Cicillo d'Alessandria, Amedeo e Bocchini, perché stiamo insieme in 2 circoli sportivi, c'è Amedeo così, così, così. Allora Pascalina Raia, l'avvocata, certo no, no, paghiamole. Ma comunque facemmo una riunione alla sezione socialista. Facendo la riunione, e allora questo signore ragioniere, che lui si inventava di essere ragioniere, ci portò 100.000 lire di spese in 2 mesi. E allora dice, non solo che ci fai pagare 200.000 lire di multa, non hai fatto niente, tu devi dire, vuoi il coraggio di prendere dei soldi? Allora lui rispose e disse vicino ad Alessandro, si girò, certo questo gli è caccia là in cooperativa, fondata a Matteo e Bocchini, certo questo non sono affari suoi e si stia zitto, fece le mie difese. A questo punto rimase la rottura con Ciuccino ad Alessandro. Facemmo il congresso socialdemocratico, cioè con il socialista nel 68, se non che Antonio Cimì e Gerardo Rossetti si misero contro di me, perché è venuto a Marigliano, per quello che ho detto prima, cioè che avevano proposto Andrea Esposito, oppure faceva Antonio Cimì il segretario, perché dato che noi facevamo il comitato direttivo di 15 unità, 5, cioè 8 la maggioranza e 7 la minoranza. Io quando venite il mio baccalaiolo, l'anima sua, dice, Alberto Agrisano è presente, disse vicino a noi, certo, voglio io mi allevo con firre, non cavaglie, va già vicere, perché mi ha chiamato Vicenzo Ruzza e mi ha detto vicino a me che è andata Doni Cimini, Andrea Esposito a proporlo come segretario della sezione. Allora io non facevo tutto a Giovanni, né a Rossetta e ne Antonio Cimini, facendo tutto a Don Mariano Rippo, proveniente dalla socialdemocrazia, e Luigi Martone. A questo punto prendemmo la maggioranza, se non che Antonio Cimini, nella riunione del comitato direttivo, che venette pure Guido De Martini, si impose che io non ero segretario, e minacciamo a Tonino D'Ambrosio, perché essendo che noi mettevamo pure un frate nel comitato direttivo Saveria, lo minacciarono dicendo che loro non devono il voto per fare il sindaco se Saveria votava per me. A questo punto Saveria è sempre votata per me, minacce che fecero, contemporaneamente avevano proposto Vicenzini di Palma sindaco. Allora io avvicinare a Vicenzo, dicette vicino, non è dare a te si chiaccia, tu sai, il direttivo è quello che conta, la politica, non Vicenzo Cimini e Antonio Cimini. A questo punto, che fu?
che noi, per mettere d'accordo i comunisti, perché i comunisti non volevano in nessuna maniera fare amministrazione con i socialdemocratici, mi dovette adoperare di dare tutte le presidenze delle varie commissioni del comune ai comunisti. Se non che Gennaro Auriem, quella via Marigliana, dice no, che comunista, i comunisti non devono avere niente. Comunque, convincemmi i comunisti. E andammo avanti per un anno e mezzo, quasi due anni, che poi De Sirve che cosa fece? Il compromesso storico con i comunisti. I facette venire Gigi Sandomenica da Ponticello, l'onorevole, facette Mario Neo, e loro erano restio perché ci stava Vincenzo Averaim, Luigi Iovine del Casemale, Nicola Bonisse, che a forza vollero fare il compromesso storico. E si ruppe l'amministrazione e venne eletto poi De Sirve e andò avanti per fino a che quando è stato 85-86. Contemporaneamente, se Linios, segretario della Democrazia Cristiana, e se Giorgio Cucuzzo mi hanno sempre invitato dicendo ma perché non facciamo un'amministrazione seria tra socialista e Democrazia Cristiana? Io rispondevo vicino a loro, voi per fare un'amministrazione seria ad incominciare prima voi, perché fin quando voi tenete i circa e gente malavitosa, l'indalista, solo per pigliare voti, e a noi in giunta non potevamo mai venire assieme a voi. Se invece voi prendete 13-14 consiglieri, allora il discorso si pone, ci sediamo dietro a un tavolo e prima che la gamba fa. E a questo punto loro rispondevano sempre picco perché era De Sirve che dominava. E quando io nel 71 con il vicepresidente del consiglio di Francesco De Martino andai a Roma, mi diedero la bellezza di 70 miliardi il laboratorio che poi De Sirve li trasformò e ha fatto la scuola di Rione Trieste, la scuola qui a Via De Mate, quello era un laboratorio sanitario che doveva avere una Rione Trieste, una qui a Via De Mate, nata a Santa Maria del Pozzo, la casa di cura, il comune nuovo, la ristrutturazione fognaria e tante via di seguito. Come infatti, datosi che la Marca faceva il lavoro a sopra, era scaduto il mandato di pagamento, allora ho detto a Mariano Rippa vicino a me di certo che l'on Salvatore volesse un incontro con Francesco De Martini, sono di certe cose, tante per avvertire, certe cose che sta a Mariano Rippa, voi lo conoscete, vecchio segretario fascista insomma, e vuole un incontro perché ho avuto la Marca, certo no, non è cosa. Allora un bel giorno, sapendo che De Martini pigliava treno e Mergellina, si appostò e si incontra con De Martini. De Martini me lo disse, certo sai una cosa, è venuto così così, però c'è gente che non era cosa, che era volta alla Marca. A questo punto io andavo spesso a casa di De Martini, quando io andavo a casa di De Martini ci sedevamo due sedioline e parlavamo. Come infatti, quando ci fu che doveva essere industrializzata in mezzogiorno, Gava voleva fare l'Alfa Sud o Laghe Patria, Mora in Puglia, e dicevo so, ma può essere mai? Noi teniamo un campo l'aviazione che costruì Mussolino durante la seconda guerra mondiale, ci vanno a pascere i pecore, ci vanno a pascere mucche, cavalli e tutto cose, tu che marici. Allora a questo punto, certo De Martini, certo vicino a me, Luigi, cosa parla dell'industrializzazione del mezzogiorno? A Puglia fa parte del mezzogiorno.
Certo sì, però noi abbiamo fatto un altro esproprio e mi ha mandato i contadini e i miei savi che quando lui è già pronto da domani mattina si può realizzare. Lui ci pensò sopra e disse vabbè, dammi un po' di tempo. Mi chiamò dopo 10-15 giorni, certo mi puoi venire a prendere. Certo, perché no? Chiamai l'ingegnere, D'Ambrosio a mia figliozia. Certo, ma io tengo che fa sabato mattina, è impossibile. Certo, fai la disdetta che stai appuntamento che tu tieni e chiamala a pigliare, si tratta di una cosa importante. E così noi andammo a prendere. Quando attraversammo il passaggio a livello per la strada che porta a Cerre, De Martino incominciò a sentire un odore di porcheria. Giovanni Leone che cosa aveva fatto? Visto che non avevano le fogne, aveva dato un contributo per far comprare una ventina di mogge terra, 30 mogge terra, e fece una vasca. Allora tutta la porcheria andava tutta in questa vasca e si sentiva un odore pauroso. C'è chi è che l'ha fatto? C'è chi ha fatto Giovanni Leone, l'amico vostro, che gli erano amici, e tu non gli hai fatto. E arrivavamo fino a Cerro. De Martino, visto che ci stavano effettivamente gli animali, a rinde e cose, dopo 15 giorni, 10 giorni, mo non ricordo con precisione, ma arrivava un telegramma che l'Alfa Sud si faceva pomigliare d'acqua. E come infatti, somma ha avuto il 3% come l'ha avuto Pomigliano e Brusciano, tutti i comuni vicini a suo stabilimento. Il sottoscritto faceva parte della commissione di avviamento al lavoro e io dell'ufficio collocamento. Daniel non ci stava Vicenza Romana, ma ci stava un certo Basile che era il collocatore. E allora Ville che cosa aveva fatto? Aveva preparato una scheda di circa 600 nomi, io poi li conoscevo tutti. Certo, ma questo non so, io posso essere d'accordo con un giovane che esce dalla scuola, che sta a maniera a pinza, ma non queste contadine, commercianti e compagnie cantanti. A questo punto rispose Vicenza Barrò, Gigi, ma tu tieni tuo figlio, levala a mezza mio figlio, certo, non posso permettere che la vecchiaia esce qualcuno qua fuori e mi chiama qualcosa in faccia. Allora a questo punto io fece sospendere la commissione, facemmo una prova a campione, prendemmo 30-40, no, nessuno stava a posto. Allora il collocatore dice vicino a me, dice ma io non posso indagare perché sono responsabilità personale, quelle che hanno scritto io non posso indagare. Allora a questo punto dicette vabbè io non ci sto, mi dimise e me ne vado, e a posto mi andò Tonino D'Ambrosio del Casamano, un marito della signora Casilla. A questo punto io me ne andai, perché poi l'ingegnere che era stato incaricato dalla Fiat, un certo Demetrio, che io ci fece trovare a casa via Casaraia, in dei case di Giovanna Andriana, quelli casa là, e la sera veniva sulla sezione perché era un socialista e diceva vicino a me, Luigi, non è cosa. Come infatti, noi con l'ingegnere D'Ambrosi ci avevamo incaricato di altre aziende indotte che dovevano venire con l'Alfa Sud. E l'ingegnere parlò pure con l'avvocato Caruso, che si sposò la figlia del barone Alfano, quella di Casaraia, che avevano dei terreni giù a Masseria, prima di Pomigliano, o Passarella, che si dovevano fare là le esproprie per far venire altri stabilimenti. Se non che poi l'Alfa Sud si è reso negativo e a questo punto non è. Io che devo dire? Io dico solo una cosa, che De Martino poi mi ha dato la possibilità nel 71 quando mandammo circa 40 persone a lavorare tra Milano, Genova, Torino, all'Inail. E a questo punto il povero ingegnere D'Ambrosi con qualcuno ci ha rimesso anche dei soldi, che non tenevano i soldi per viaggiare. E lui purtroppo io che devo dire più, oramai
ho dato un contributo per somma e penso che con le mani pulite, anzi che poi all'interno della sezione mi accusavano che io facevo tutto io. Allora Ronno Armando Caputo, Luigi non è curato, dissero che io avevo dato un posto a mio fratello, orrei, dicette ma io non ci credo. Mio fratello che chi le tiene un commercio a mani milioni, può essere ma che se ne ha faticato l'Alfa su 700-800 mila di euro, era impossibile. Che si chi è che aveva detto Cicillo Esposito, un barbiere, e parlò con Cicciavino. Cicciavino, venete, è tutto può essere, ma comunque andiamo a vedere che si chiede che l'avevo diffuso o voglio dirle che facevo spazzina, che parlava contro di me perché faceva la schiera di disciplina. A questo punto andammo giù da mio fratello, il re, e dicette, ma dimmi una cosa, ma tu che si chiude a fatica all'Alfa Su, io all'Alfa Su, ma che si pazzi? E Cicci l'ha visto, l'ha sentito, ma questi sono proprio i fratelli, tutte cose, eccetera. Hanno l'ultima cosa che voglio dire, che noi ne cacciamo Cicillo d'Alessandria per indegnità politica, perché quando morì si fa il Lucio Guarpone con la ferrovia, e allora temo ladra, amici, venne Peppe Martone perché su Cicillo Davide che c'era cugina, certe volte chi se muore di fame, non mi portava mai a casa sua perché abitava in una stalla. Allora a questo punto ci facette la pensione, oltre alla pensione, poi mi ha detto faticavo con l'amministrazione provinciale, e poi io sapevo che chi aveva 8-9 figli che erano venuti dalla prigionia, se non che quando io mi ha detto che chi pigliava sullo stipendio i lavori, non pigliava gli assegni familiari. Io chiamai o direttore generale o personale o dottore da ieri l'amministrazione provinciale e dice dottore prima si può dire e io dottore povero Cristo perché lui è venuto dalla prigione così lui si vergognava di dirmelo ma dicette lui giratemi 2 o 3 giorni di tempo venne dopo 2 o 3 giorni chiamai a Peppa Martone dicette tutto a posto ma non ti preoccupare va subito al tribunale chi te danno teneva o proprietario della terra Roisse sta, era un giudice Indolf e stava al tribunale a Napoli che faceva causa di lavoro. Dice, va subito là, fatta fare un'attestata, ma porta a me da faccio come infatti dopo 7-8 giorni il dottore si faceva pure un mandato di pagamento e pigliava, ma non mi ricordo con precisione, 700-800 mila lire che pigliava. E allora io, l'altro che contatto, non ne tenevo con Pappa Martone, ne tenevo con Cicillo d'Alessandria, ho telefonato, dice, lì c'è 42, che a fine mese si va a pigliare i soldi così, così, così. Chi stiva là, ha capito, ma ti piglio pure che state, piglio pure che lato, io che ho già fatto per te, chiù, chiù, qua, per chiù, c'è così. E quando poi facevo l'unificazione socialista, venne Maddalone di Marigliano, segretario dei Russi, che dietro a me, mio baccaleone che stava vicino a me. Allora pigliai, stavo parlando però, Maddalone su Cicillo d'Alessandria. Io c'era mi che stava là, comunque. Poi dopo un po' incontrai a Peppa Martone. Incontrando a Peppa Martone, mi sa piazza, dicevo, ma tu contributo partito, non. E io che te avrei copartito, come che te ne avrei copartito? Chi lo 42 ti voleva? Voleva 5.000 lire un mese, io ci dicevo 500 lire è più che sufficiente. E allora mi diceva, ma chi là, c'è più paparacciò, che va a già ricere, chi dove beh, non mi fa ricere, perché non l'ho detto mai a nessuno. Io ti ho già aiutato io, non Cicillo. Io guardate se con te non tenevo i rapporti. Io telefonavo a Issa e chi le portava in e chi le diceva che mo perdeva Issa? Dicette, vabbè, allora certo Issa, certo vabbè, allora sì, si tratta perché se venga, va un po' venire quando vuoi tu. Allora, e mi raccontò che Issa, quando io vado, visto Peppa Martone, hai fatto una richiesta di prestazione, faceva una nota di contadina. C'era 200 litri di vino all'anno, la frutta non ci fa mancare in qualsiasi momento, e allora dice: beh,
Ma come tu non tiene per te o dai a chi? Non curavano. Allora che non cacciamo lo partito per indegnità politica. Figlia, ogni rito del giudice, che a chi le stesse case, in de casa la bascia, la bascia non si ha, in de casa del giudice. Figlia, venite con la sezione, lui dice, ma io vero che... c'è te, ogni rito, la brutissima, il comitato direttivo presente e esposto quelle cose. E noi abbiamo scritto e veniamo cacciato, perché chi le... o fa pure cullate, c'è te, ogni rito. Queste une palme campane che mio padre mi diceva. Arrivato a un certo momento, chissà che fa il Cile Davide, con un foglio di carta, chissà che cosa aveva scritto, va in da terra no, dappertutto. Va, tu mi metti una firma, perché come? Perché voleva denunziarmi a me, dicendo che quelle cose le avevo detto io. Allora rispondo, Cicillo, certo sì, cioè dappertutto, certo sì, non te ne vai. Piglio un palo, una vicina, una vita, ti accompagna fino alla casa tua. Ti ha diritto, vino, sta là, quando può. Che poi quando si va a pigliare vino, e sente che non teneva insegnato il dammigiano suo e 200 litri di vino, se pigliava Peppe, Peppe non sai mai pigliato perché aveva. Chi è che mi ha dato soddisfazione a questo punto? Fu un erico del giudice. Venetta dice, Luigi, effettivamente hai ragione, chi lo voleva pure l'altro. E poi la moglie di questo Martone, Isaia Concetti, che faceva abitello quella male, più di una volta disse vicino ai figli, se noi ci mangiamo pane per causa di questo signore, e gli ha detto sempre, signore non ci pensate proprio, e dice vicino a me, quando volete qualche venite, io non ci ho mai avuto, tanto per dire. E io certamente, oggi che cosa... Dovunque mi trovo io cercherò sempre di dare un contributo per la nuova generazione, perché effettivamente le cose stanno male. Saluti a tutti, contemporaneamente voglio sperare che effettivamente le cose migliorino.